Ok ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su Tavern Master. Oggi continuiamo a gestire la nostra taverna. Ci siamo fermati con una giornata, ci siamo fermati alla fine della giornata. Quindi iniziamo un nuovo giorno, vediamo di riprendere. Nell'ultimo episodio, nel primo e ultimo episodio, comunque il più recente, abbiamo assunto anche degli chef. Abbiamo due cameriere, quindi perfetto. Aumentiamo un po' la velocità, vediamo cosa potremmo fare. Qui cosa ci dice? Servire 20 clienti, perfetto. Abbiamo sbloccato anche quello. Guadagnato questi punti in realtà con le missioni. Vedete, ci porteranno appunto a avere denaro, poi nuove piastrelle. Navi olandesi su un mare calmo. Questo è un quadro interessante. Quindi avremo anche cose per decorare la nostra taverna. Qui abbiamo anche fatto, creato, costruito un'espansione. Adesso vediamo di vedere cosa possiamo fare. Allora, struttura del muro. Non so, sarebbe carino fare una specie di taverna molto greco-romana, non saprei come definirla. Ad ogni modo, per adesso rimaniamo sul classico. Non credo che costruiremo altro, sebbene qui i tavoli siano tutti pieni, quindi potremmo, volendo, fare qualcosa però di diverso. Magari facciamo dei tavolini per le coppiette, che dite? Che tavolini per le coppiette, tipo così, in modo tale da avere un po' di privacy, ecco. Allora, potremmo purtroppo quello spazio è quel che è. Allora, fermi tu, fermi tutti. Come si modifica? Oh, la perfect. Perfetto. Facciamo il tavolo appunto per le coppiette. Quindi rimaniamo con gli sgabelli. Posso? Christopher, grazie, gentilissimo. Sgabelli o panchina piccola? Panchina piccola sembra un po' più decente. Non c'è illuminazione. Questa. Un candelabro? Ma sta in mezzo ai maroni il candelabro. È una lampada, questa qua sembra molto. Anche se abbiamo. Rimaniamo con le candele per ora, così è tutto uguale. Più o meno dovrebbe bastare quell'illuminazione. Prevediamo circa 80 clienti per la giornata. Ok. Quanti soldi ho speso per 4 tavoli? Siamo 400, siamo scesi a 85. Vedete come le coppiette già prendono forma? Vedete, tutto secondo i piani, ragazzi. Queste sono ricerche fatte ancora prima di investire. Nulla è a caso, soprattutto la mia voce che manca a un certo punto della giornata. Allora, i soldi li stiamo riprendendo, il prestigio rimane a 625. Non so se aumenta alla fine di ogni giornata o meno, vedremo. E niente, aspettiamo, vediamo un po' se succede qualcosa qui. Oh, ottimo. Ok, 100 denari, perfetto. Una media di 0,05 per il cibo. Una media di che? Di cliente. Ah, ma tu non stai facendo una ciofeca? Perché non fai una ciofeca tu? Vediamo. Il ciofec cosa sta facendo? Vabbè, abbiamo gli scaffali, questi qua per cosa sono? Per le stoviglie, immagino. La cassa, non mi ricordo per cosa. C'è anche un sacco di roba da sbloccare. Il bancone. Sì, quello è lo scaffale per piatti. Cioè, non fa nulla perché nessuno sta richiedendo il cibo, immagino. Qui possiamo girare. Oh là. Mettiamo qui perché non c'è illuminazione. Ora sarà tutto un po' come dicevano gli antichi ad catsum. Però ovviamente col tempo cercheremo di migliorare anche esteticamente il tutto. La cassa. Non penso. Il prestigio aumenta anche con questi tappeti. Ah, ok. Però un tappeto qui mi sembra un po' eccessivo. Non. O forse questi qua, forse sì. Però, ok, cioè, sembra. Ce ne sono i giganteschi. Vabbè, continuiamo ad andare avanti, se no ci perdiamo. Di roba ce n'è. E la fantasia è il nostro unico limite, diciamo. Si dice così, vero? Mi sembra di sì. Non lo so. Comunque, avete capito. Ad ogni modo, non so se all'esterno si possa fare qualcosa in futuro. Immagino di sì. Ricordiamoci che la taverna si chiama il mondo di Raio. Perché così non sapevo cosa mettere nel primo episodio. Siamo le 8 di sera. Che è successo? Ho sentito un rumorino che non mi è piaciuto. Ah, forse abbiamo completato un'altra missione. Ah, dobbiamo ancora riprenderci i soldi che abbiamo, tra virgolette, sbloccato, vinto, quel che sia. Un altro Gandalf lì è arrivato nel frattempo. Allora, ma quanto ha bevuto questo? Spero ci fosse qualcun altro con te prima, perché veramente è illegale, se no. In tutti i sensi. C'è il limite d'età nel medioevo per bere alcol? Chi lo sa? Chissà come ragionavano al riguardo. Sarebbe interessante scoprirlo. Allora, riassunto del giorno. Abbiamo speso un sacco, però abbiamo recuperato tutti i soldi. Quindi
anche grazie ai 100 denari sbloccati, grazie alle missioni. Quindi abbiamo servito 41 clienti ordinari. Questo mi dice 81, ma mi sembra un po' off la cosa. Allora, occupazione media 100%, posti totali 16. Quindi in totale abbiamo guadagnato 32 monete d'oro, considerando anche le spese e quant'altro. Ok, clienti arrabbiati, nessuno. Perfetto. Ok, andiamo al secondo giorno, terzo, ok, non lo so. Al giorno successivo, insomma. Abbiamo delle nuove missioni, fantastico. Comprare un podio per musicisti. Servire solo piatti principali per tutto il giorno. Come faccio a servire solo piatti principali per tutto il giorno? Non mi dico. Ah, ingrediente alimentare, attenzione. Mi domando se lui li compra automaticamente. Totale 330. Se volessi riempire tutto. Avventurieri per ottenere questi ingredienti. Però sì, se volessi tipo livellarti innanzitutto. Potremmo fargli fare più velocità. Perfetto. Non so se abbiamo livellato anche le cameriere. Avrei dovuto guardare questo prima di iniziare la giornata, effettivamente. Cosa potremmo fare qui? Velocità trasportando. Senza trasportare nulla. Velocità trasportando, secondo me, è la cosa giusta da fare. L'altra cameriera, se la trovassi, sarebbe tanta roba. Porti solo tre bevande. Lei è già veloce, quindi aumentiamo il numero di bevande che può portare. Ah, tra le altre cose possiamo gestire anche questo qui. Penso sia la priorità, esatto. Per adesso va bene così. Vedo che tutto funziona, quindi è inutile cambiare. Tu non hai livellato. Nessuno mangia, però. Forse dipende anche dagli orari, però è l'una e mezza, mi aspetterei che qualcuno mangiasse. Ad ogni modo, vediamo di trovare qualcosa. Aumentando il prestigio, immagino aumenterebbero anche le persone che vengono ogni giorno, no? Barile con pergamene. Ma allo stesso tempo, la cucina al bancone. Rimane comunque il fatto che lui non sta facendo granché, beh, non possiamo decidere cosa cucinare. Da qualche parte. Ah, il menu, eccolo qui. Non lo trovavo più. Dolci, torta di mele, piatti principali, pane. Per cucinare questo cibo devi avere una cassa e una griglia da barbecue. Ok, praticamente abbiamo solo. Ecco perché nessuno. Cioè, facciamo solo pane. Un calderone. Allora, vediamo di investire nella cucina. Se no è inutile averla, giusto? Giusto, rispondo io per voi. Cucina. Ah, giusto, abbiamo l'albero delle ricerche. Dove diamine è? È questo? No, non è lui. Ecco, ecco perché siamo fermi. Siamo fermi. Siamo fermi. Allora, io andrei sugli eventi speciali. Clicca sul pulsante eventi. L'evento, aspetta che arrivi il giorno dell'evento. Ah, ok, così organizziamo. Perfetto. E fin là tutto a posto. E se volessi sbloccare qui? Non posso, per forza ricercare tutto. Ah, sì, vedete, sono tutti e tre che passano per. Va bene, ok. Ottimo. Non so se conviene aggiungere un altro tavolo. Secondo me sì. Vedo che siamo pieni di persone. Aggiungi un posto a tavola, insomma. Allora, rimaniamo con questi tavoli semplici, ma che diciamo funzionano. Se mettessi delle panche tipo qui, no? Vediamo che accade. Magari la gente si siede lì e beve a prescindere, senza avere il tavolo davanti. Proviamo, test. È un po'. Mi disturba un po' il fatto che non sia centrata bene. Però per adesso farò finta che il mio cervello mi stia bestemmiando dietro. Qui c'è Fra Track, o come si chiamava quello di Robin Hood, insomma. È un nome che non pronunciavo tipo da quando avevo 10 anni, ne ho 28 adesso, quindi fate voi. Qua nel frattempo c'è un boia, non so, un bandito, cioè, va bene. Ok, qualche dolce vedo che lo stiamo preparando. Ok, qui c'è qualche buon gustaio lì. Eccolo lì, è lui, il nostro eroe. Non so se voglio costruire una porta da mettere lì qui dove c'è la cucina. Vogliamo metterci una porta? I don't know, anche no, per adesso chissene. Mancano ingredienti in alcune casse per terra, che manca?
Questo immagino. Il grano, sì. Che abbiamo fatto. Giustamente facciamo il pane. Ecco, bravo. O quel che è, cos'è quello? Non te lo dice. Vabbè, non importa. Qualcuno qui parla la lingua di Joe Empires, a quanto pare. Strebora. Allora. Bene. 23, fra poco finisce la giornata. È mezzanotte, tutti via, grazie, addio, arrivederci. Allora. Guadagno totale 1977. Non siamo rientrati nelle spese. Purtroppo. Però va bene, abbiamo ancora dei soldi da parte, quindi non è un grosso problema. Prima di cominciare la giornata, però, adesso noi guardiamo innanzitutto la ricerca e la iniziamo. E, tra l'altro, la ricerca, non so, c'è del tempo, però richiede 50 os. Non so come. Cosa sblocca? Non è molto chiaro. Qui sblocca le avventure. Deduco? Ok, comunque. Abbiamo innanzitutto la limonata nel menu che possiamo aggiungere. No, il menu è solo per, come dire, per i cibi. Ok, quindi se noi volessimo lavorare sulle bevande da voler servire, tu cosa puoi fare? Versare bevande più velocemente? Sì, direi di sì. Birra, acqua, ecco, qui bisogna aggiungere i barili della limonata e lo facciamo ancora prima di. Ricarica 10 lì, ricarichiamo il più possibile. Ok, siamo a zero, quindi non possiamo ricaricare di più. Ma voglio pensare che con un giorno riusciremo appunto a rientrare come minimo nelle spese nuove. Lo facciamo, nel senso, iniziamo subito la giornata. Quindi, guardando la ricerca, avremo gli eventi speciali. I musicisti, noi li abbiamo già sbloccati. Dove li troviamo i musicisti, secondo voi, ragazzi? Lo scopriamo insieme adesso, perché chi si ricorda? Speciale? Speciale? Sì? Lui? No. Scale a chiocciola. Podio. Ah, eccolo. Podio dei musicisti. 120 di denaro. Non appena ce l'abbiamo. Anzi, lo piazziamo. Non appena finisce questa giornata lavorativa. E vediamo, lo piazzerei qui. Qui sarebbe carino momentaneamente. Poi vorrei espandere, magari facciamo una zona veramente col palco dove la gente può stare magari in piedi. Non lo so cosa fa la gente. Voglio immaginare che si mettono davanti ad ascoltarli, a ballare, cose simili. Quindi, ripeto, la cosa bella di questi giochi, nella loro semplicità, è quello di lasciare spazio alla fantasia, alla creatività. Quindi vedremo di inventarci qualcosa. Qui nel frattempo abbiamo ancora degli ingredienti mancanti. Il frutto, tieni il frutto. Oh, tieni i frutti, vai, cucina. Nel frattempo, poi riguardiamo un attimo l'albero delle ricerche. Io direi di sbloccare la griglia in modo tale da cominciare a avere poi dei pasti interessanti. Abbiamo già finito quello del. Cosa abbiamo finito qua? L'acqua? Ok, ah, l'acqua è gratis, tra l'altro. Bisogna ricordarci anche qua di riempire con i litri di birra, se no rimaniamo senza. Quindi forse i musicisti li piazziamo se abbiamo abbastanza soldi per riempire al massimo i barili, perché quello ha la priorità, giustamente senza i barili pieni di bevande noi non possiamo fare altro, non possiamo guadagnare e cose simili. Il prestigio è aumentato, perfetto. A livello di missioni non stiamo ancora facendo nulla. Vabbè, questa diciamo nel tempo. La media per il cibo, penso la qualità, non so bene, ma questa la faremo una volta sbloccato, penso, la griglia. I piatti principali anche, e poi per musicisti anche. Quindi secondo me nella prossima giornata completeremo un po' di missioni, se tutto va secondo i piani, perché riempire i barili ci porterà un bel po' di denaro via. Siamo a 520, abbiamo ancora qualche ora di lavoro, quindi magari riusciamo ad arrivare a 600, ce la facciamo? Vediamo, però c'è da considerare pure anche lo stipendio da pagare alla gente. Penso lo paghiamo ogni volta a mezzanotte, voglio immaginare. Vedremo. Ingredienti, vabbè, per un'ora non ce ne frega. 5,99, 620 e poi vediamo se. Abbiamo sbloccato gli eventi, fantastico. Iniziamo la ricerca della griglia. Ottimo. Allora, più 620, è stata la giornata solo di profitti. Praticamente. Abbiamo speso 30 per le ricariche. Non vedo nulla riguardo gli stipendi. Quindi non so quando li paghiamo. Ma non importa per adesso. L'importante è che riusciamo a. Questo devo pagare per sbloccare?
Nel dubbio non rischiamo perché bisogna fare altro, ovvero ricaricare tutti i dannati barili. Perfetto. Dovremmo avere abbastanza per i musicisti. Vediamo subito. Non è nelle decorazioni, Raio. È qui, perfetto. Ok, non so qui dove quale sia, Potremmo mettere anche qui nell'angolo, così la gente ha un po' più di spazio. Ok. Perfetto. Allora, riempiamo anche con degli ingredienti. Una ventina di questi. Facciamo 25. 25. Ci teniamo qualche soldo di riserva. Ok, iniziamo un nuovo giorno. Sono diminuiti i denari o sbaglio? Quindi immagino abbia pagato gli stipendi. Ok, abbiamo svelato l'arcano mistero. Tu sei triste? Perché sei triste, amore mio? Un aumento di stipendio? Oh, sei felice adesso di mortacci? Ti ho raddoppiato lo stipendio, se non di più. Ok, ricordiamoci quindi di controllare anche i nostri dipendenti, magari a fine giornata, in modo tale da essere sicuri che lavorino felicemente. Vorrei tanto cliccarti, amore mio, ma non ci riesco. Ecco, lei, vede, non rompe maroni. Quello là, lo chef, non fa niente la mattina e la sera. Nessuno se lo fila. Si prende i soldi a gratis praticamente e rompe pure i maroni. Allora, mettiamo i consigli in modo tale da farle fare qualche denaro in più. Perfetto. Allora, i musicisti dove stanno? Ah, ok. Banda con una persona, 8 canzoni più 7 clienti. I clienti aspettano 10 secondi in più a questo piano. Ok. 50 al giorno. Proviamo questo qui iniziale per adesso. Scegli. Scegli. Sarà applicata domani. Oh, ok. Io andrei. Non so, sì, iniziamo con uno, vediamo come funziona. E poi al massimo facciamo altro. Vogliamo fare qualche evento speciale 12 dicembre? Oddio, visita del principe. Festa normale. Ah, il prestigio è una valuta che possiamo utilizzare per fare cose. Acqua limonata per 4 monete. 20 ospiti rari. Proviamo a fare anche un evento, così domani evento con musica e quant'altro. Ci piace l'idea, giusto? Secondo me ci piace. C'è un modo per vedere la data della giornata, no, eh? Allora, detto questo, ci prendiamo le nostre missioncini. Perfetto, abbiamo la pastella con piavimento adesso. E a questo punto io punterei a qualcosa un po' più bombato, visto che ci sarà l'evento. Andiamo al massimo, perché chi se ne frega. Perfetto. Nel frattempo facciamo passare questa giornata noiosa, classica, ordinaria, che a nessuno piace. Ci sbronziamo e basta, perché così ha deciso la gente. La vita è dura, bisogna sbronzarsi. No, non è vero, sto scherzando, ragazzi, non fatelo. Io sono il primo a non bere tanto nella vita reale. Il giusto, una birretta ogni tanto con gli amici va bene. Ad ogni modo, qui stiamo servendo. Abbiamo un bel po'. Penso riusciremo ad avere un bel po' di soldi da parte. E mi domando se convenga o meno aggiungere tavoli per la festa. Il problema è dove li aggiungiamo questi tavoli, giusto? Quindi per ora no. Quella panca non l'ho mai vista piena con gente seduta. Voglio vedere se con la festa magari ci sarà più necessità per la gente per sedersi e quindi magari la sfrutteranno, chi lo sa. Nel frattempo pensavo magari a rimpicciolire un po' la cucina. Si può, secondo voi? Spostare un po' la roba. Vediamo, questo non me lo fai spostare. Perché? Lo so io perché, ma non posso dirlo perché sto registrando, non è una cosa troppo carina, mettiamola così. Ma io se facessi così, no? E poi volessi modificare questo muro, la struttura del muro. Non me lo fai. Ok, proviamo. No, ho fatto una sciocchezza perché qua non abbiamo lo spazio. Niente, sono un idiota, come non detto. Allora facciamo così, aggiungiamo qui la. No, non te, maledizione, volevo mettere la porta. Ah, devo mettere prima il muro e poi la porta. Ma porca miseria ladra. Facciamo così e poi qui mi piaceva l'idea di poter vedere all'interno della cucina in modo tale che possano apprezzare la qualità del nostro cibo fatto in casa. Ad ogni modo, qui cosa c'è da fare? Ok, prendiamo le piastrelle, ottimo, aumentiamo la velocità. Tanto
L'altro lì la porta non c'è, ma va bene anche così senza la porta effettiva. Magari si rallentano troppo le cameriere poi nel caso debbano entrare, uscire e quant'altro. Sono le 20, altre 4 ore. E andremo a fine giornata. Tra l'altro abbiamo già raggiunto la quota di soldi che avevamo prima di iniziare la giornata. O meno, il guadagno della giornata di ieri, giusto? Perché... sì, siamo perfetto. Perfetto, ah, gli stipendi, ecco qua, meno 62. Ok, molto molto bene. Allora, tutti vanno via, mancano gli ultimi 40 minuti. Vediamo cosa accade poi con la festa. Sono molto curioso di vedere i risultati. Qui, ok, tutto va bene, nessuno arrabbiato. Perfetto. Allora, livelliamo prima della festa, perché è importante. Numero di bevande, mi sembra una cosa giusta da aumentare, visto che ci sarà molta più gente, deduco. Livellato lei, vero? Perfetto. Ok, tu sei felice. Velocità di preparazione, immagino. Piatti principali, mettiamo i piatti principali. Allora, abbiamo ricercato sta roba. Ma edizione per la festa sarebbe stato grandioso avere la griglia col barbecue. Bene, vediamo questa festa con i musicisti. Eccoli qua, i nostri musicisti. Guarda che carini. Peccato non sento nulla. Tutti i clienti questi hanno stati serviti? Wow, è appena iniziato, già ho servito tutti i clienti. 200 monete d'oro così facili. Ah, i clienti questi qua rari. Vedete questo qua sopra a destra? Sono i clienti arancioni e sono quelli rari. Che cosa si può fare? Livellare qualsiasi dipendente. Raggiungere una stella con qualsiasi cibo. Servire solo piatti principali. Ma per adesso senza griglia ancora non si può fare quella. Tu sei triste, cucciolo. Che cucciolo. Dai, ti aumento lo stipendio che sei bravo. Stai lì a fare tutto da solo. Livella. Ora, trasporta più bevande. Bravissimo. Abbiamo livellato. Ottimo. Via la missione. Conviene decorare un pochino? Investire in qualche decorazione? Potremmo. Libreria. Voglio dire, come è fatta sta libreria? Carino. La metterei qui, una libreria. Queste sono un po' ingombranti per ora. Però la statua all'entrata la voglio, perché no? Facciamo... ma... spostiamo questa cosa. La mettiamo qua, sta pianticella. E mettiamo un'altra statua qui all'entrata in modo tale da... 750, sono un idiota. Vabbè, non importa. La statua non la mettiamo, raga. Non la mettiamo. Fate finta che io non abbia speso quei soldi. Sì. Allora... bene, stavo guardando un po' i musicisti e valutando un po' se sono convenuti o meno, ma immagino di sì. Immagino di sì. Menu, no, niente, come ho detto. Pensavo aver sbloccato qualcos'altro. Ah, livello successivo, abbiamo una stella. Ah, ok, fuori di falli diventa migliore. Ok, in teoria ho completato una missione, sì, ottimo. Due missioni addirittura. Poi avremo 150 monete d'oro, perfetto. Perfetto, perfetto. Ok, la festa mi aspettavo qualcosa di più. Sarebbe stato carino poter sentire una musica diversa. Magari in futuro la gente andrà davanti ai musicisti a ballare. Non lo so, perché ora come ora non c'è niente di diverso. Vedo sempre la gente seduta e basta. Quindi boh, quella panca comunque è inutile, nessuno la sfrutta. Abbiamo la ricerca, finalmente. Ricercherò il vino. Si ottengono questi ospiti speciali. Organizzano eventi e mirano la votazione. Ah, una specie di risorsa, tra virgolette. Ok. Ok, aspettiamo la fine della giornata. Così poi organizziamo il tutto per la giornata successiva. Probabilmente miglioreremo la cucina, no? Quindi, visto che abbiamo adesso la griglia. Perfetto. Siamo in rosso, ma questo perché ho dovuto comprare la dannata statua. Non la statua, la corazza, insomma, come volete chiamarlo, ecco. Allora, andiamo a vedere sta cucina. Cucina. La griglia. Dio mio, sei grossa. Qui dovrebbe andare bene, però. Perfetto. Qualcos'altro? Tu sei felice? Tu sei felice? Tu sei normale? Ti accontenti? Anche tu? Perfetto. Con questo episodio ci fermiamo qui, ragazzi. Abbiamo sbloccato un po' di roba. Ora, probabilmente, cercheremo di espanderci nei prossimi episodi, visto che mi sento un po' stretto qui e ho i miei piani malefici per decorare e quant'altro. Comunque,
Vi saluto, spero vi sia piaciuto l'episodio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!